E diventeranno adulti, adulti, adulti. Quindi, diventando adulti, ci saranno. Oh, scusate, non c'è della sanità mentale in me. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti. Sono il vostro Metti Massa. Oggi siamo su End Zone. Allora, nell'altro gameplay, io vi avevo fatto vedere. Se non l'avete vista, andatelo gentilmente a vedere. Se siete abbastanza curiosi. Vi ho fatto vedere come produrre i vestiti, il metallo e la plastica. Più che altro mi serviva tutto il discorso vestiti perché c'erano diverse persone senza i vestiti intesi come materiale, produrre materiale per la protezione alle radiazioni. Ok? Quindi noi con i vestiti possiamo produrre o le bendane con due di vestito o con due di vestito e due di carbone le mascherine oppure aggiungendo anche due di plastica e quattro di carbone e quattro di vestiti i guanti. Io per il momento mi tengo su la maschera antigas che insomma mi sembra un po' una via di mezzo e avevamo questa urgenza. Per il momento ci abbiamo messo una toppa sopra. Il problema è che adesso cioè, non è che uno risolve un problema e a posto, qui c'è un problema dietro l'altro, ragazzi. Quindi se ne è aggiunto un altro. E il problema qual è? La crescita demografica, perché adesso siamo 20 adulti, però ci sono 16 bambini. Quindi vuol dire che a breve questi bambini, che ora sono nella pubertà, a breve cresceranno, tipo la prossima stagione, e diventeranno adulti. Adulti, adulti, adulti. Quindi, diventando adulti, ci saranno. Oh, scusate, non c'è della sanità mentale in me. Quindi, diventando adulti, ci sarà un boom demografico. Il problema è che noi siamo già in difficoltà di cibo e di acqua, perché come vedete, 633 di acqua e 347 di cibo. Siamo già in netta difficoltà. Io non me ne ero accorto, vedete? Dov'è qua? L'acqua. Sì, ma mi devi dire quante ne consumo. Dov'è l'acqua? Eccola qua. Cioè, praticamente non stiamo più producendo niente, non capisco perché, e il cibo pure, facciamo veramente schifo, pietà. Quindi noi dobbiamo subito, ma non subito, immediatamente correre ai ripari, ma tipo proprio. Quindi io metto un altro ponte, perché non è che abbiamo molte tecniche di raccolta cibo. Metto un altro ponte. Questa in realtà è per l'acqua, ragazzi, dico cibo, ma sto facendo acqua e quando farò l'acqua di cibo, ragazzi, siamo completamente andati, siamo fusi. Quindi il ponte per la raccolta dell'acqua e più abbiamo fatto un'altra raccolta di acqua, una piscinetta per la raccolta di acqua. Poi occupiamoci del cibo, non è che è finita, però secondo me non basta perché bisognerebbe fare anche questo raccoglitore d'acqua piovana, però non abbiamo ancora abbastanza plastica perché ci servono 24 di plastica, bottiglie di plastica comunque. E quindi niente, andiamo al food. Io farei un altro di questi che almeno pescano un pochino di pesce in più. Ovviamente ci vuole anche il doppio del personale perché mica che basta mettere il casottino e si è a posto qua. Andiamo. E fai poco come ti pare, basta che lo fai, ok. E anche qua la strada la facciamo così. Poi, mica è finita, che dobbiamo aggiungere le case per quelli che arriveranno a breve. Io sinceramente vi dico la verità, io vorrei cominciare a mettere degli accampamenti dove non si possono riprodurre, perché questi stanno riproducendosi peggio dei conigli. E io non ce la faccio a stargli dietro. Cioè, non è che gli sto dietro nel senso che faccio il guardone. Però vanno su un po' troppo. Va bene che comunque nessuno rimane mai senza lavoro perché servono sempre tutti. Però questa cosa mi mette un po' in crisi, ok? Allora, possiamo anche fare per il food. Una qui comunque vabbè secca sempre, siamo sempre in secca qua, quei terreni è una cosa
disarmante. Io siccome vorrei fare le cose asimmetriche, però sto campo lo faccio un pochino più grande. Lo facciamo così. Non ci sono alberi, quindi è già pronto. Credo che manchi il personale, però. E qui, boh, facciamo così, ragazzi, che vi devo dire. Facciamo così? È brutto? E poi aggiungiamo anche l'orto, cioè l'orto, in realtà non è, io lo chiamo l'orto, ma in realtà è il frutteto. Io lo chiamo l'orto perché sono ignorante col diserbante e però io non posso fare un orto chilometrico, qua forse ci viene anche un altro terreno. Lo facciamo così. E nel mezzo, ragazzi, boh, forse qualche struttura. Tipo questo, se io non ho capito male, dovrebbe essere un raccoglitore di food from plants, cioè di frutta, scusate la mia pronuncia perfetta, però dovrebbe fare al caso nostro, perché dovrebbe raccogliere la frutta dalle piante, però io piante quali queste dal frutteto, inteso come frutteto, quindi non lo so ragazzi, perché sto sperimentando con voi, con voi sto sperimentando, e quindi proviamo così, sperando che non abbia fatto una mezza cavolata. E non è finita qua, poi voglio mettere il capannino della caccia, ok. Qua abbiamo un bel 560, non lo voglio mettere troppo lontano, ma voglio prendere il più possibile. 560 qua ci piace. Che cambia? E noi lo mettiamo qua. Ok. E ci vorranno 7 milioni di persone. Io ho paura, ho paura. Posso dire che ho paura di quello che succederà, che secondo me va tutta a scatafascio. Secondo me qua va tutta a scatafascio. Oh, ragazzi, sarebbe anche bellina come comunità. Poi, cioè, mica finire qua, ci manca la legna. Quindi dobbiamo dare anche il comando per la legna che c'è già. E lo scrub ce l'abbiamo, perché credo lo stia facendo lui. Eccoci qua, ragazzi. Allora, sono andato un po' avanti. Siamo 33 persone più 20 giovincelli e siamo sempre più nei casini. Allora, innanzitutto la vasca poi è stata completata, il secondo porticciolo è stato completato e i due casottini della pesca e sono stati completati, anzi, quello che avevo chiesto io l'hanno fatto. Poi ho messo in costruzione il raccoglitore d'acqua, ho messo in costruzione il workshop perché ho notato che ci sono 10 persone che non hanno gli utensili. Io pensavo che gli utensili fossero, nascessero insieme alla persona, e invece no, va fatta. Poi ho aggiunto praticamente il campo di allevamento, ok, il pastore, e poi dovremo definire quale animale vogliamo allevare. Poi non ho capito bene come li macellerà, però. E siamo abbondantemente nei casini perché il cibo sta sempre basso, l'acqua un pochino è salita. Io posso mettere, che ne so, un legno, anche legno, siamo senza legno, mannaggia ragazzi, siamo messi abbastanza male, perché io qua non so più cosa levare, perché sono tutti impegnati e abbiamo anche 2 stagioni senza l'acqua, yuppie, che bello, che bellezza, andremo in rovina, io ve lo dico. Poi ho letto c'è un sacco di altre robe, ragazzi, mamma mia. C'è anche il discorso, la scuola per la comunità, il pub, il cimitero. Porca.
Cioè, c'è una marea di roba. Cioè, abbiamo semplicemente grattato la superficie di sto gioco e siamo già nei casini. Io forse dovrei lavorare più velocemente, però tutti sono impegnati, non sono mai stato fermo. Cioè, non so, chiamo Superman e mandiamo indietro il mondo? Che facciamo? Facciamoci alla rovescia? Ok, devo costruire una marea di case perché è sempre bene costruirle. E il legno non ce l'abbiamo. Bene, il legno finito, mi fa piacere che loro continuano a nascere come peggio di quello che dovremmo fare. Invece con allevamento di conigli, un allevamento di persone stiamo facendo qua, altro che conigli. Qui, tempo un annetto, diventiamo come l'India. Altro che apocalisse qua. E ci manca il legno, però io non c'ho. Mandiamo loro due, zero costruttori. Io qui non posso levare nessuno perché siamo in deficit di tutto. 257 di cibo, un pochino sta recuperando, mancano 12 guanti protettivi e poi mancherà la scuola a tutti perché non l'ho costruita, infatti educazione zero. Mancano gli attrezzi. Anche qua, però poi mi mancano gli uomini da mettere. Infatti ce la faccio un po' idiota. Mi ricorda un mio amico, vabbè, lasciamo perdere, è nei tempi della gioventù, è uguale. E niente, ragazzi, siamo altamente nella cacca. L'acqua sta andando benino. I vestiti qua, sono 70 anni che non ce la fanno, perché non. Il problema, ragazzi, è che per esempio anche i vestiti mancano. Per risolvere c'è la maniera: fai un altro salto, fai un altro casottino che produce i vestiti, e però non c'è la gente e non hai le risorse. Cioè, il problema, la soluzione c'è, manca l'elemento principale. Anche qua, per esempio, lui finirà prima o poi i rifiuti, ne dobbiamo fare un altro. E in un altro punto, e quindi tutto questo ambaradan viene distrutto. È un macello. È un macello. Qui è l'apocalisse nell'apocalisse. Qui sta raccogliendo l'acqua, però è contaminata. Quanto l'ha raccolto? 1000. Ah, tutto sto casino, plastica, per 1000 d'acqua contaminata. E io quindi come la decontamino l'acqua? O la decontamino? Non si sa. Posso. Posso licenziarmi, ragazzi? Posso licenziarmi? Posso? Mi vorrei licenziare. Che è un po' stressante sto gioco. Adesso 10, siamo in 44 gatti. In fila per sé con il resto di due. Com'erano? Però. Allora, uno qua, al pastore, due alla caccia, anche tre, vai. E farmer 8, acqua com'è? Piena anche questo? No, questo è vuoto. 8 e due per il workshop e 3, 2, che poi non l'hanno ancora costruito oltretutto, ne metto 2 ma non serve a niente. Che se non me lo costruiscano. E per decontaminare l'acqua, ragazzi, c'è questo qua. Te dici che credo, perché sapete che io e l'inglese siamo due cose diverse, e dici che dovrebbe decontaminare il cibo, però non leggo acqua. Cioè,
Il cibo stoccato, però dovrebbe essere anche l'acqua. E comunque 48 di legno, 12 di carbone, 36 di scrub e 6 di plastica. Potrebbe far comodo, però andrebbe fatto proprio nel mezzo, cioè lì ci dovrebbe arrivare a regola. Mettiamolo qua, non lo costruiranno mai, ragazzi, che ci vuole un botto di materiale. Siamo sempre senza cibo, eh. Non è che qui quante capre ci sono qua? Zero? Fa piacere. Fa piacerissimo. Quindi, ragazzi, io direi che per il momento questo non è ancora costruito e questo non è ancora costruito. Io direi che per il momento, ragazzi, possiamo concludere qua. E io, guardate, salvo. Salvo. Poi ragazzi, se potete darmi qualche consiglio, io lo accetto volentieri. Siamo in 44, ancora in crescita. E più che altro mi preoccupa moltissimo il cibo e ci mancano parecchie cose ancora. Poi c'è tutto un mondo da fare che ancora non ho tirato su perché ancora non riesco a soddisfare il fabbisogno principale che è acqua e cibo. È per quello che non sono andato a vedere altro, ragazzi, però ho visto che c'è tutto un mondo, tutto un casino che andrebbe contemporaneamente attivato e non riesco. Quindi per questo momento è tutto, ragazzi. Se poi avete qualche consiglio, magari fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti, anche se poi volete una serie, scrivetelo nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!